La mattina del 20 agosto 1944, verso le 7, aprì la finestra. Ero rifugiato in una casa colonica a Chiaruccia e come al solito guardai verso Fano. Per un attimo ebbi la sensazione che la città fosse del tutto scomparsa, sprofondata. Da quella finestra in mezzo alla campagna mi era sempre apparsa fra gli alberi la sagoma della sommità di quasi tutti i campanili, quello di Santa Maria Nuova in particolare. Ma quella mattina avevo davanti solo l'azzurro intenso del cielo. Mancavano i segni crociati della città. All'alba, i tedeschi della Wehrmacht, non le SS, avevano fatto saltare i campanili più importanti e più belli, quello del Duomo. Pubblicazione sul libro di Leda Antinori, che è la partigiana fanese che è morta a 18 anni. Penso anche alle mostre fotografiche che abbiamo realizzato, storiche, alle mostre di manifesti storici e manifesti politici che abbiamo organizzato. Ma devo dire grazie a molte persone per questo risultato che abbiamo ottenuto. E soprattutto, lasciatemelo dire, agli studenti della scuola media Marco Polo di Lucrezia, perché per noi questo è un vero orgoglio, il fatto che ci siano lavori prodotti da ragazzi di 13 anni significa che qualche cosa abbiamo lasciato, perché siamo entrati nelle scuole, abbiamo spiegato la storia, i momenti importanti che sono come quello per cui siamo qui questa sera, per cui non posso che ringraziare la preside che è qui con noi, e non abbiamo i ragazzi ma li avremo l'ultimo giorno quando ringrazieremo tutti insieme di nuovo. E poi consentitemi di ringraziare tre persone in particolare che dal mese di ottobre scorso hanno lavorato e hanno creduto fermamente in questa iniziativa e anche con molte difficoltà sono riusciti a portarla avanti e a realizzarla in maniera straordinaria. E sono Giancarlo Carlini, Maria Cristina Motti e Maddalena Malucca. Ringraziamenti doverosi del Presidente. Adesso chiamo l'assessore alla memoria Samuele Mascarin per portare il saluto della Giunta. Io ovviamente nel portare un saluto a nome dell'amministrazione comunale di Fano, del Sindaco Seri, rivolgo a mia volta un ringraziamento sicuramente agli artisti, agli studenti, a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra e di questo evento così significativo e, mi permetto di dire, anche così evocativo. Devo dire la verità, quando sono entrato poco fa nel chiostro e ho visto questa ricostruzione artistica, ho provato, credo come molti di voi, un brivido, perché la percezione di quella che è stata la Fano che i nostri genitori, i nostri nonni hanno ritrovato il giorno della liberazione era poco diversa da quella che è rappresentata qua. Ma mi ha dato i brividi anche perché in questo triangolo, in questo rettangolo di macerie, c'è anche la contemporaneità, purtroppo. Non ci vedo solo la Fano dell'agosto del 1944, ci vedo Aleppo, ci vedo tante città che lungo le coste del Mediterraneo in questo momento sono ridotte in macerie, a testimonianza evidentemente che l'impegno che l'ANPI da tanti anni nella nostra città e a livello nazionale da oltre 70 anni mette a disposizione della società e della democrazia di questo paese non è solo valorizzazione della memoria, ma è anche capacità di commuoversi, di indignarsi, di interrogarsi sul presente, soprattutto sul presente. E qui un ringraziamento grande va alla sezione di Leda Antinori di Fano, che in questi 10 anni ha avuto un ruolo essenziale non solo rispetto alla difesa e alla valorizzazione della memoria storica, in particolare di quella pagina drammatica ed eroica che è quella della resistenza italiana nella nostra città e nel resto del paese, ma è stata una voce, a volte fuori dal coro, che ha contribuito a rendere più limpida, più genuina la vita democratica di questa città, di questa comunità. E di questo credo
tutti noi, non solo l'amministrazione comunale, possano oggi riconoscere e ringraziare Anfi per il lavoro che ha fatto. Aggiungo solo una cosa, era un impegno che avevamo preso con Anfi, uno dei diversi impegni che avevamo preso con Anfi. In questi giorni abbiamo ripulito, restaurato tutte le lapidi presenti in questa città dedicate ai partigiani, alle partigiane, agli antifascisti, alle vittime del nazifascismo durante gli anni del ventennio e durante l'occupazione tedesca. L'abbiamo fatto non solo per restituire il necessario decoro alla memoria di quelle donne, di quegli uomini, di quelle ragazze, di quei ragazzi, ma anche per rendere percepibile nella nostra città, nella quotidianità, anche degli spazi che vengono vissuti dalle fanesi e dai fanesi, la presenza di quella testimonianza civile e democratica. L'abbiamo fatto con convinzione, così come con convinzione abbiamo accolto il dono dell'ANPI, che anche quest'anno è stato giustamente onorato nelle celebrazioni del 25 aprile con il monumento alla Resistenza, con quelle magnifiche parole di libertà di Sandro Pertini. E in questo 72esimo anniversario della Liberazione, nel concludere questo saluto, voglio, oltre al saluto, portare anche un'espressione di solidarietà mia personale nei confronti dell'ANPI, che in questi mesi è stata spesso a livello nazionale oggetto di una campagna, io credo, denigratoria, volta a sminuirne e a delegittimarne il ruolo e la funzione in una fase molto delicata della vita democratica del nostro Paese. E essere qui oggi per me, anche come amministratore, è un modo tangibile di dimostrare questa solidarietà e di essere una volta di più a fianco dell'ANPI, delle sue donne, degli suoi uomini, delle partigiane e dei partigiani. Samuele, lo faccio a nome di tutta la sezione dei Tantinori per le bellissime parole e proseguiamo con la breve presentazione. Vi introduco Susanna Neumann, che è la dirigente dell'Istituto Marco Polo di Lucrezia e dei ragazzi che hanno fatto questi bellissimi lavori. Allora, ricordavo prima col presidente Pagnoni che sono 5 anni che collaboriamo con l'ANPI con grandissimo piacere e con entusiasmo, perché sicuramente aiuti i ragazzi a studiare la storia, a viverla attraverso testimoni e testimonianze vere. E quindi io spero che capiscono che la società nella quale vivono non è un evento casuale, ma sicuramente frutto di avvenimenti e di azioni di persone, anche di ragazzi come loro che li hanno preceduti, e che permettono loro di vivere adesso in una società sicuramente libera. E in particolare io adesso sono qui perché volevo anche ringraziare alunni della scuola secondaria di primo grado e la loro docente Roberta Palazzetti, che con entusiasmo e impegno hanno affrontato questa ricerca, e apprezzo molto i loro lavori e il loro veramente entusiasmo. Vi ringrazio. Adesso lascio la parola ai responsabili di questa splendida iniziativa, che comunque, per quanto vi possa sembrare, adesso vedete queste installazioni, i quadri, i disegni, ma parte da lontano ed è stato un lavoro sicuramente faticoso. Installare una mostra non è cosa semplice. Io li ringrazio da parte di tutto l'ANPI, do la parola prima a Cristina Mochi e poi a Giancarlo Carlini per due parole. Io leggo quello che in un capitolo del LEDA, La memoria che resta, scritto da Anna Paola Moretti e Maria Grazia Battistoni, viene descritto e narrato circa i campanili di Fano. Perché è dentro un capitolo che parla del ritorno di LEDA dalla prigionia, della sua morte. Sono un po' emozionata perché è una cosa che mi tocca molto questa. E viene raccontato di come le donne di Fano e del territorio siano state violentate e abusate da questi nemici che poi hanno anche fatto crollare la loro città. E la parolina che mi ha molto colpito è una congiunzione piccola piccola, anche, perché in qualche modo fa un parallelo fra Fano, città violata e città aggredita, e quelle donne che, come tutte le donne in tutte le guerre, anche adesso, pagano 2 volte, perché perdono i mariti e i figli e perdono anche però il loro essere donne, proprio perché vengono violentate e stuprate. Alle prime ore di domenica 20 agosto 1944 i tedeschi avevano anche iniziato la distruzione programmata dei campanili della città di Fano.
I guastatori della Wehrmacht piazzarono le cariche esplosive all'interno del campanile del tempio cinquecentesco di San Paterniano, mandando in macerie la snella torre attribuita a Sansovino, che trascinò nella sua rovina anche la classica abside della chiesa. Nella stessa giornata fu poi la volta del campanile di Santa Maria Nuova, chiesa quattrocentesca, rimaneggiata in epoca barocca, con un grazioso portale del Rinascimento. Nell'abbattimento del campanile venne distrutto anche il prezioso coro ligneo intarsiato del 400 insieme alla volta dell'abside. Distrutto anche il campanile della cattedrale e quello del collegio di Sant'Arcangelo. Il giorno dopo la devastazione continuò con l'abbattimento del campanile della chiesa di San Silvestro e di quello di San Domenico e infine la torre comunale in piazza 20 Settembre. La piazza principale di Fano con il suo palazzo della ragione era stata dotata nel Settecento di una solenne e maestosa torre, opera dell'architetto Vanvitelli. Fu ridotta ad un cumulo di giganteschi blocchi di laterizi e pietra. Rimase illeso solo il campanile di San Francesco di Paola, vicino alla stazione ferroviaria, innalzato nel XIX secolo. La feroce nazista non rispettò le richieste del vescovo e dei cittadini fanesi. Fu un atto di barbarie che ancora oggi è oggetto di varie interpretazioni. Infatti non si capisce perché gli occupanti abbiano voluto perpetrare delitti così efferati e gratuiti. I campanili e gli altri edifici abbattuti non si trovavano su carreggiate strategicamente importanti o su punti di svincolo della città e nessuna della città delle Marche ebbe lo sfregio riservato a Fano. Ecco Fano come le sue donne. Questa cosa mi ha molto colpito. Parola a Giancarlo Carlini, che è l'ideatore di tutto questo. Prima di questo però devo fare un ringraziamento doveroso all'università che ci ha ospitato in questa splendida location che rende ancora più bella e fruibile la mostra. Giancarlo. Sono Giancarlo Carlini, sono nato a Roma e vivo a Roma. Però sono anche un po' fanese perché da oltre 50 anni in tutte le stagne vengo in vacanza a Roma, a Fano. Tutto nasce all'inizio degli anni 60, quando a Roma conosco una bellissima ragazza, Vanessa. Mi innamoro, ci innamoriamo e ci sposiamo. Lei mi porta a visitare Fano, io non la conoscevo Fano. Passeggiavamo per piazza 20 Settembre, la prima cosa che mi dice: guarda quella torre quanto è brutta. E pensare dice che era tanto bella, fu abbattuta dai tedeschi. Insieme a lei sono stati abbattuti tutti i campanili di Fano. Non c'ho tanta voce. Questa cosa mi colpì moltissimo. E quando Paolo, il nostro presidente, l'anno scorso mi disse pensiamo qualcosa per il prossimo 25 aprile, allora mi venne subito in mente la strage dei campanili. Quindi questa cosa la faccio soprattutto per mia moglie. Vi leggo le cose che ho scritto perché è più facile leggere. Allora, è da poco finita la Seconda Guerra Mondiale, che ha causato milioni di morti. Sono state scacciate due bombe atomiche, che in pochi secondi hanno ucciso 200.000 persone. In questo tragico contesto, alcuni artisti si rendono conto che le loro opere, attraverso le tele, non sono in grado di descrivere ciò che succede nel mondo e si interrogano sulla vera funzione dell'arte in un'angosciosa sensazione di distacco, sempre più forte dal senso delle loro opere, tra l'artista stesso e il mondo reale. Lucio Fontana, per esempio, nel prendere atto di questa realtà, in un forte gesto di protesta e impotenza, buca e taglia alle sue tele, non ritenendole più adatte a rappresentare o semplicemente a raccontare i drammi immensi che succedono nel mondo. Noi invece in questa mostra abbiamo voluto ricordare quello che è successo a Fano nell'agosto del 44, la distruzione dei campanili per opera dei nazisti in fuga con un gesto vile e insensato, servendoci proprio delle tele, sculture, allestimenti degli artisti e disegni fatti dagli alunni delle scuole. Un avvenimento ben preciso è l'arte a servizio della memoria.
vale anche per tutti l'esempio del dipinto di Picasso, Guernica, del 1937, che ricorda a tutto il mondo il bombardamento sulla città basca durante la guerra civile spagnola. Certo, qui nessuno ha la presunzione di potersi paragonare a Picasso, ma lo spirito che ha ispirato le opere di cui esposte è lo stesso. La memoria, il ricordo, rivolgendosi soprattutto ai giovani, che ho scoperto parlando con alcuni di loro, non sanno nulla di tragici avvenimenti del 1944. Ringrazio quindi tutti gli artisti che con grande sensibilità hanno fatto proprio lo spirito che ha ispirato questa iniziativa, con le loro opere di pregevole fattura. Ringrazio l'Università di Urbino che ci ha messo a disposizione i bellissimi spazi della Loggia di San Michele. Cristina, che con passione, nonostante i suoi intensi impegni di lavoro, mi ha affiancato nella preparazione di questo evento. L'Associazione Culturale del Proarte, il loro presidente, architetto e artista Gabriele Volverani, artista mille prima, senza il suo aiuto probabilmente questa mostra non sarebbe riuscita a organizzarla. Lo scultore Saulo Donucci, che ci ha aiutato nell'allestimento, grande il nostro tecnico audio e video. L'attrice Caterina, che ha animato, anzi, non più allontanate dopo l'intervento dell'attrice Caterina, che ha animato con una pascata voce questa mostra. Francesca, per le sue belle locandine e per la pazienza nel supportarmi per le continue modifiche a me portate. Maddalena, per i suoi consigli e soprattutto per aver risolto alcuni problemi burocratici. Gli amici, in particolare Luigi, per il suo contributo nel curare alcuni aspetti necessari per l'allestimento. Ma voglio ringraziare soprattutto le classi della Terza Media dell'Istituto Marco Polo di Lucrezia per aver raccolto la sfida a rappresentare un drammatico fatto storico di guerra, con disegni ricchi di fantasia e creatività, realizzati tra l'altro con tecniche diverse, interpretando con personalità, riflessioni e un difficile lavoro di ricerca, ricostruendo quei tragici avvenimenti avvalendosi, credo, anche dei ricordi dei propri nomi. Del resto questo evento l'ho dedicato. Siamo gli studenti, ringrazio la professoressa Palazzanti che li ha seguiti, il professor Chiacchini che li ha supportati nella conoscenza storica dell'evento. Ma soprattutto desidero parlare di un grande artista panese che ho avuto la fortuna di conoscere in questa occasione, Alceo Fucci, che è qui presente. Non solo per la sua bravura di scultore, che certamente è nota a tutti qui a Faro, ma per la sua passione, la generosità e l'energia impressionante. Vederla lavorare mi ha veramente commosso.